Buongiorno a tutti e ben sintonizzati su Ok Italia Parliamo nel programma di attualità, cultura, economia, politica e società in collaborazione con le Camere di Commercio italiane all'estero rappresentate da Assocamerestero. Oggi parliamo di turismo, forse il settore che ha pagato e continua ancora oggi a pagare le maggiori conseguenze della crisi legata alla pandemia Covid-19. Per il nostro paese il settore turistico rappresenta un aspetto economico non indifferente, perché con il suo volume d'affari di 232 miliardi di euro costituisce ben oltre il 13% del PIL italiano e genera 4,2 milioni di occupati nel settore. Ricordiamo che in condizioni di normalità i turisti stranieri valgono per il nostro paese il 51% di tutte le presenze turistiche. Purtroppo però a causa dell'epidemia Covid-19 si stima che il crollo dei turisti stranieri nel 2020, quindi nell'anno corrente, sarà del 55% a fronte dei 64 milioni arrivati nel 2019. Un'immediata conseguenza di questo tragico calo del flusso di turismo verso il nostro paese è il rischio paventato da tanti che già dopo l'estate ci possa essere la chiusura definitiva di circa il 25% delle imprese turistiche. Gli ultimi dati comunque che sono stati resi pubblici dall'Enit sul turismo dimostrano però che l'Italia non si lascia abbattere dal Covid e anzi con il turismo reagisce meglio di altri paesi. Il settore infatti, nonostante il contesto assolutamente complesso, sta godendo di un periodo di tenuta soprattutto in alcune località e tra queste la Puglia. Abbiamo visto anche ieri riportato su tanti giornali il picco di presenze in Puglia, soprattutto in Salento, anche con numeri superiori al 2019. Promette bene la settimana di Ferragosto, d'altronde dal 10 al 16 agosto la penisola risulta quasi completamente sold out. Oggi il nostro ospite di Ok Italia Parliamone per parlare di turismo abbiamo il presidente di Federalberghi Brindisi, Pierangelo Argentieri. Buongiorno Argentieri. Buongiorno, buongiorno e grazie per l'invito, insomma. Presidente, quanto abbiamo vissuto per la pandemia del Covid-19 e la paura che aleggia ancora per una nuova ondata di contagi porta tanti a convivere con una paura che potrebbe indurre a modificare anche le proprie abitudini di vacanza. Le chiedo, come sarà il turismo dopo la crisi Covid-19? Diciamo che innanzitutto dobbiamo vedere un dato che è fondamentale. Il dato fondamentale è che non c'è più la percezione di futuro e soprattutto è venuta meno una componente fondamentale per chi pianifica i viaggi, poi mancando il turismo estero di lunga percorrenza, chiaramente il dato diventa ancora più evidente, la mancanza di programmazione. Quindi questa è un'estate che ci sta abituando al last second più che al last minute, quindi la gente prenota il giorno per la notte, cioè quindi delle situazioni che sono veramente isteriche. Questo crea una situazione abbastanza paradossale. C'è un'Italia a due velocità, un'Italia che ha da subito, diciamo, percepito il colpo, quindi le città d'arte, chi si occupa soprattutto poi di questo settore conosce il circuito classico della Venezia, Firenze, Roma, insomma, e sono evidenti appunto i numeri che sono venuti a mancare, però anche la comunicazione così isterica e in qualche maniera anche incontrollata sicuramente non ha favorito, diciamo, un po' delle scelte di viaggio. Paradossalmente, facendo un breve discursus relativo a ciò che i media hanno un po' combinato, nella prima fase pandemica, quando si discuteva della riapertura o meno delle spiagge, c'erano queste immagini, chi proponeva il plexiglass e chi prendeva le misure sulla spiaggia, c'era la corsa alla montagna di qualità. Quindi tutto un certo tipo di turismo legato alla montagna si vedeva improvvisamente così colpito dalla prenotazione e dal sold out. Come Puglia abbiamo sicuramente registrato un ottimo risultato perché siamo stati avvantaggiati rispetto ad altri e questo vantaggio ce lo siamo ritrovati ad agosto, una regione che sicuramente è facile da raggiungere rispetto ad altre destinazioni, perché non dimentichiamo che la crisi dei voli ha generato delle distorsioni importanti, no? Quindi sono a terra insomma, tutto il volato tradizionale è praticamente crollato, quindi no fly, no business, non turismo, tra virgolette. Come dicono gli americani, no parking, no business, no fly, no tourism. Diciamo, il concetto è questo. Però l'elemento principale per un'azienda che deve pianificare, a mio avviso, è la mancanza di futuro e soprattutto di futuro certo. E questo sicuramente non crea delle buone condizioni, non lo crea all'imprenditore, però soprattutto a quel capitale immateriale fondamentale delle nostre imprese, costituito dal personale,
da chi ci lavora, i collaboratori e le altre professionalità che si trovano unitamente agli imprenditori in gravi difficoltà. Sì, anche perché ricordiamo che è un settore che risente molto della stagionalità e quindi, insomma, in questo momento veramente tantissima gente in difficoltà. Che cosa ha fatto il governo? Bene, il decreto rilancio del governo ha previsto un ventaglio di misure e bonus a sostegno del turismo italiano. Sono stati stanziati circa 4 miliardi di euro per il sostegno del comparto turismo, tra bonus vacanza 2020, poi hanno fatto l'istituzione del fondo turismo e del fondo per la promozione del turismo in Italia. Questi sono alcuni dei pilastri che sono contenuti nel decreto rilancio per il turismo. Argentieri, lei ritiene che queste misure siano state realmente valide e concrete per risollevare un comparto così importante, lo dicevamo anche in premessa, per la nostra economia nazionale, o serviva a fare qualcosa di più forte? Beh, noi in realtà una prima osservazione, mi riferisco al bonus vacanza perché concretamente è la prima cosa che stiamo percependo, no, come albergatori. È chiaro che un bonus vacanza in un mese di agosto in cui la gente si sposta a prescindere non ci aiuta molto. Vero. Bonus vacanza sarebbe stato più utile in un momento successivo, quindi magari da fine estate, fine stagione, quindi parlerei di fine settembre, ottobre, novembre, dicembre. Perché la percezione, la paura che abbiamo tutti è ok, liberi tutti ad agosto, poi a settembre torniamo in casa. Quindi stimolare anche economicamente da questo punto di vista l'esperienza della vacanza diventa, diciamo, fondamentale. Quindi i benefici in realtà sono dei falsi benefici a mio avviso. Quindi la tempistica è fondamentale. Quindi a mio avviso il governo ha sbagliato. Questo poi si trasforma spesso non in un bonus vacanze, ma di fatto in un bonus weekend, quindi che non aiuta molto da questo punto di vista. Seppur meno flessibile, o meglio, più flessibile della sua stesura originale, quindi della possibilità al turista cittadino italiano di poterlo spendere interamente, però non sostiene, diciamo, alcuni aspetti fondamentali che sono anche, diciamo, la destagionalizzazione da una parte e in qualche maniera la continuità dell'esperienza turistica, quindi di fatto è così. Certo, la liquidità in parte è stata superata perché il bonus vacanze può anche essere poi reso tramite la bancabilità, diciamo, liquido, però qui il problema è anche la mancanza di risorse diverse, quindi le aziende alberghiere hanno particolare necessità di una liquidità che, attenzione, non deve necessariamente essere confusa col fondo perduto, una liquidità che serve soprattutto a tenere in piedi l'organizzazione, quindi noi abbiamo più volte richiesto, più che sussidi di quel tipo, una forma, in qualche maniera, in cui l'azienda diventasse responsabile del sostegno al reddito mediante dei voucher, lavoro, chiamiamoli così, che possono in qualche maniera traghettare le organizzazioni più colpite, quindi con 40-50% in meno di fatturato fino alla primavera del 2021, se necessario. Quindi le misure, a nostro avviso, non sono esattamente, diciamo, risolutive. Esattamente, sì, è proprio così. Poi ogni territorio ha le sue peculiarità. È chiaro che alcune regioni dove percepiscono la stagionalità in maniera marcata hanno altre necessità, e le città d'arte altre ancora, le città. Poi c'è anche un cambio sociologico fondamentale. Cioè, non dimentichiamo che l'abitudine e l'esperienza del viaggio sta subendo delle modifiche importanti. Quindi, quando dico mancanza di futuro, mi riferisco anche a questo. Cioè, noi adesso pecchiamo di tutta una fase di studio che l'Italia ha sempre in qualche maniera snobbato e ci mancano dei modelli di riferimento che sappiano in qualche maniera anche prevedere quelle che saranno le scelte future. Lo dicevo prima, ci manca una compagnia aerea nazionale che realmente sostenga la destinazione. E sappiamo benissimo che l'Italia, da una parte, il governo dall'altra, ha degli strumenti che alla fine sono sempre stati commissariati, quindi non strumenti strategici, ma problemi in pancia al governo da risolvere di mese in mese, di sei mesi in sei mesi e di bilancio di esercizio e finanziaria. Chiamiamoli più interventi spot piuttosto che interventi di lunga programmazione. No, assolutamente, sì. Cioè, la visione strategica complessiva manca. Evidentemente non interessa a nessuno e questo chiaramente pecca anche di una mancanza di visione, a mio avviso. Quello che subiamo spesso è un po', scherzando, quello che succede spesso nei piccoli comuni, no? Cioè, l'assessore alla cultura e al turismo è sempre il professore di storia dell'arte in pensione che magari gli viene data quella funzione. Però oggigiorno abbiamo bisogno di dei manager da una parte che abbiano anche capacità di visione globale. Quindi è molto più complesso. Certo, l'offerta
alberghiera italiana è molto frazionata, quindi legata soprattutto a aziende di famiglia. Per carità, non abbiamo i grossi numeri delle catene internazionali, però abbiamo un patrimonio inestimabile e una nazione che ha bisogno di essere sostenuta in questa fase delicata, soprattutto dai trasporti. Giusto, Argentieri, lei parlava di visione, è importante avere una visione. Indubbiamente per quanto riguarda le nuove tendenze della domanda turistica, d'altronde non è sbagliato pensare che cambierà completamente il modo di fare vacanze, la loro durata e anche il periodo scelto. Tutta l'economia del turismo quindi si svilupperà con delle regole diverse, cresceranno esigenze legate all'ambiente, che sappiamo quanto è ritornato importante in questo periodo anche di lockdown, al benessere, al sociale, alla economicità e anche alla sicurezza. Ci sarà quindi anche la ricerca di attrattive di nicchia piuttosto che di massa, perché si va anche, lo diceva anche lei prima, no? C'è stato il boom delle prenotazioni nella montagna, si ricercava più posti isolati per paura anche di contagio piuttosto che luoghi dove ci fosse tanta gente. Lei da 3 mandati è alla guida di Federalberghi Brindisi, l'associazione degli albergatori dell'intera provincia di Brindisi, e ha dimostrato durante i suoi mandati di avere una grande vivacità nel cercare di sensibilizzare le istituzioni comunali sulla necessità di sostenere e favorire proprio lo sviluppo dell'economia del turismo. Il suo è un incarico impegnativo e delicato, mai come in questo momento di grave sofferenza ed emergenza per il turismo e per l'intera economia, che rappresenta però allo stesso tempo, oserei dire, una sfida da affrontare con grande energia e con l'obiettivo di far ritrovare al settore la forza che giustamente merita. Le chiedo che ruolo può avere Federalberghi, la sua associazione, per accompagnare questa trasformazione e aiutare anche il nostro paese a ritornare ad essere attrattivo. Ma guardi, noi in questo particolare momento, purtroppo, ma questo credo sia un dato che tutti conoscono, Federalberghi è soprattutto impegnata a tenere in vita, diciamo, l'azienda alberghiera, così come siamo stati abituati, diciamo, a vederla e percepirla. L'offerta turistica è completamente cambiata. L'extraalberghiero in un primo momento, chiaramente non adeguatamente, a nostro avviso, controllato e anche, se vogliamo, gestito dalla parte pubblica, ha creato non poche difficoltà, quindi una concorrenza sleale. Ma sleale, attenzione, non vuol dire che non siamo coscienti del fatto che l'albergo in quanto tale sia l'unica possibilità di esperienza turistica. Ma siamo italiani, quindi tendenzialmente, fatta la legge, diciamo, trovata in inganno, quindi tendenzialmente si cerca di superarlo. E purtroppo la pandemia ha evidenziato esattamente questo. Noi viviamo in una fase delicata in cui la ristorazione da una parte, le strutture ricettive dall'altra, l'offerta della provincia di Brindisi poi è particolarmente articolata perché ha sicuramente l'esperienza della Valle d'Itria e delle masserie, quindi dei piccoli borghi, quindi è un esempio Ostuni Fasano da quel punto di vista. Ha anche delle strutture un attimino più complesse e più tradizionali, però diciamo che ha avuto in questa fase così delicata uno sviluppo abbastanza omogeneo in cui sia le nuove tendenze, quindi quelle che dicevamo legate soprattutto a un'immagine non esattamente bucolica, però legata alla campagna, non al mare, quindi non massiva, ha avuto sicuramente la prevalenza, però al tempo stesso si è manifestato un fenomeno in cui l'abusivismo è completamente esploso. E l'abusivismo non è semplicemente la casa affittata, tra virgolette, a nero, però è anche la presenza di piccole strutture ricettive che si improvvisano anche a diventare wedding destination, offrendo dei servizi che abitualmente offre una struttura più articolata, più organizzata e anche più controllata da questo punto di vista. Quindi purtroppo la maggior parte delle energie in questa fase le concentriamo esattamente a una denuncia di un mercato che ha le regole, però non c'è nessuno che controlla. Le faccio un esempio così che magari può essere calzante. Si è discusso sul distanziamento, sui lidi, sulle piscine, però qui ci sono un plurale di piccole strutture, di ville, tra virgolette, con piscina, che si sono di fatto trasformate abusivamente anche in piccoli club, in dei lidi, diciamo, concorrenziali in campagna, cioè che è abbastanza assurdo. Quindi oggigiorno è sufficiente avere una villa con una piscina, diciamo, discreta, improvvisarsi club, metterci intorno 50 lettini e organizzare feste. Anche diciamo di un certo tipo in serata con catering improvvisati e offrire anche servizi riconducibili a piscine organizzate aperte al pubblico con l'escamotage della piscina club barra cioè, quindi noi tutte le energie che stiamo purtroppo riversando le riversiamo pure soprattutto in questo cioè la miriade di adempimenti che una struttura come può essere un albergo deve sostenere sono vanificati chiaramente rispetto alla concorrenza della struttura
strutture che di fatto dalla sera alla mattina si fanno anche concorrenza. Molto bene. Ecco, questa esperienza del Covid-19 può rappresentare, nonostante il momento di estrema difficoltà, anche un momento di svolta epocale per il settore turistico. Forse dovremmo imparare a metterci alle spalle quell'idea che comunque il paese si vende da solo, perché l'Italia è talmente bella che la gente viene, e dovremmo invece cogliere l'opportunità che ci può dare appunto questo momento di emergenza per arrivare a una tanto agognata competitività turistica. Le chiedo, Argentieri, saremo in condizioni per poter cogliere questa opportunità per riuscire a vendere bene il paese Italia, la promozione all'estero e cercare di invogliare sempre più turisti, sia italiani che stranieri, a venire nelle nostre terre? Allora, diciamo che il dato positivo è che la gente in Italia ci vuol venire, quindi ha semplicemente posticipato la vacanza. Il nostro polso del mercato è un mercato che comunque è attento agli sviluppi italiani, quindi dobbiamo ammettere, e sono contento di questo, che la percezione all'estero di come l'Italia abbia superato, diciamo, il problema Covid è molto positiva. Questa positività ha fatto sì che di blocco tutte le prenotazioni del 2020 e parte del 2021 siano state esattamente traslate successivamente. Ora, quello che però ci si pone come interrogativo è quanto all'estero, quindi quanto il turista presente all'estero, e l'estero in generale, soprattutto i nostri mercati di riferimento, gli Stati Uniti in primis sono un mercato fondamentale, saranno in grado di superare, diciamo, questa fase. Perché chiaramente il Covid ha semplicemente evidenziato tutte le criticità di ogni singola nazione, anche di l'organizzazione sociale, il welfare di ogni nazione. Quindi c'è una fase che chiaramente non siamo neanche in grado, a mio avviso, di prevedere troppo, perché è ancora in itere, tra virgolette. Quindi ci importa soprattutto capire come verrà superato fuori il problema del Covid rispetto all'esperienza del viaggio. C'è un aspetto interessante che stiamo riscontrando in Puglia. In effetti le mete turisticamente più gettonate, quindi quelle un po' più classiche, non faccio i nomi in questa fase, sono quelle che sono un po' più penalizzate. Spesso parlando soprattutto con la grande distribuzione, e non solo con la grande distribuzione, con chi si occupa dell'Oreca, quindi che di fatto propone dei servizi per questo comparto, si riscontrano che sono aumentate le vendite in questa fase, soprattutto di merci, per quelle attività sia ricettive di ristorazione presenti in località minori rispetto a quelle più blasonate della Puglia. Quindi di fatto questa attenzione a non andare nei luoghi del turismo massivo c'è già. C'è un altro fenomeno interessante che stiamo in qualche maniera sviluppando, è l'opportunità dello smart working, diciamo, di offrire servizi per chi decide, rispetto alla Lombardia, regione del nord, la grande città in genere, di venire in località minori come può essere appunto la Puglia. E su Brindisi stiamo avanzando un progetto di questo tipo, di una città in cui il smart working, in questo caso lo smart working, possa diventare un'opportunità per chi decide magari di trasferirsi qui per diverso tempo, quindi mesi o anche una semplice settimana, e cogliere l'opportunità di un territorio che non è particolarmente congestionato, che offre comunque dei parametri ambientali notevoli e anche una serie di esperienze, di poter diventare competitivo rispetto al grande, diciamo, palazzo o grattacielo o centro direzionale, che magari adesso per un po' i motivi del Covid, però soprattutto il cambio di abitudini nelle aziende, quindi di rivolgersi allo smart working con un approccio completamente diverso, quindi con una capacità produttiva che in passato, diciamo, in qualche modo è sempre stata snobbata anche per un fatto di retaggio culturale, possa diventare un'opportunità per i territori come il nostro. Quindi noi puntiamo in questa situazione, diciamo, di crisi, a proporci anche come destinazione non soltanto turistica, proprio per chi decide di continuare a lavorare con lo smart working in particolare, e decide di venire in Valle d'Itria, nella provincia, o in Brindisi città, e avere quei servizi che gli permettano comunque di essere efficiente e di vivere il territorio anche in maniera, diciamo, non solo esclusivamente lavorativa, ma anche turistica. Quindi, Argentieri, questo progetto ha l'ambizione di poter prolungare la stagione turistica del territorio? Esattamente, noi la stagione turistica del territorio l'abbiamo sempre prolungata con un traffico e con un target anche, chiamiamo, di terza età avanzata. E questa terza età sinceramente è venuta meno, perché per tanti motivi, insomma, abbiamo lanciato la crisi cercando di mettere in sicurezza alcuni target. Quindi destagionalizziamo, l'abbiamo sempre fatto, con il turismo estero, che però di fatto non ha i mezzi per poter venire qui in alta stagione, non solo, quindi mi riferisco ai voli.
Il pullman non è un mezzo che viene praticamente attrezzato a quel tipo di target, banalmente ha necessità di fermarsi più volte per i servizi igienici. Parlo direttamente del problema, diciamo, di accettare da una parte. Quindi vengono meno due target importanti, il mercato della terza età e il mercato soprattutto proveniente dagli Stati Uniti, Nord America e anche in Sud America che cominciava ad avvicinarsi. Chiaramente l'Inghilterra ha gli stessi problemi, la Francia vive una crisi turistica, mi avviso che sarà anche in parte peggiore della nostra. Rimane una Germania che chiaramente rimane una locomotiva, se più ridimensionata dal punto di vista dei cavalli, nel senso che è diventata proprio un mercato che comunque ne risente necessariamente di questa crisi. Quindi dobbiamo puntare a cioè, è brutto dirlo, però in questa fase a farci concorrenza tra noi italiani. Quindi cercare di diventare più attrattivi, spostare soprattutto chi con lo smart working cerca delle località più sicure e più amene per poter continuare a lavorare e quindi intercettare quel tipo di target. Dovremmo abituarci, ma l'abbiamo già fatto, al turismo degli anni 50 e 60, quindi concentrato in alcuni momenti, e aspettare che il 2021 piano piano torni alla normalità, però ormai siamo proiettati nel 2022. Però qui torno e ribadisco, 2022 con la pressione fiscale, il costo del lavoro nel nostro settore, la mancanza di produttività, necessariamente un albergo per offrire i servizi, che ci sia un cliente o ce ne siano 50, ha bisogno mediamente dalle 7 alle 9 persone di staff e la produttività sarà ancora più colpita da questo punto di vista. Quindi l'elemento fattore risorse umane è fondamentale perché altrimenti molti dei nostri collaboratori si guarderanno intorno, cercheranno anche delle soluzioni più sicure. Se per assurdo molti albergatori hanno cominciato a cercare delle strade diverse, e porsi il problema se ancora ha senso portare avanti questo lavoro con tutte le difficoltà del campo. Non vi nascondo che alcuni hanno anche immaginato ma lo hanno pensato tutti, trasformare gli alberghi in RSA, cioè, paradossalmente, che comunque c'è inevitabilmente una società che invecchia, che ha bisogno di servizi anche di qualità. Quindi è un momento veramente profondo di scenario, bisogna dare sicurezza, il governo deve essere tempestivo. In maniera più incisiva, dimostrare insomma che è vicino a un settore che è praticamente colpito, dare speranza e visione di futuro che in questo momento manca, soprattutto quei mezzi che servono. Noi siamo un po' il paziente 1 nella fase iniziale del Covid, siamo intubati, abbiamo bisogno di respirare, però al tempo stesso abbiamo voglia di vivere e tornare a fare quello che facevamo prima. Quindi su questo insomma siamo disponibili a portare avanti insomma questo progetto. Molto bene, allora io ringrazio il presidente Pierangelo Argentieri per il suo contributo, per averci accompagnato in questo viaggio virtuale nel settore del turismo, in particolare in Puglia, per cercare di cogliere quelle che potrebbero essere le opportunità per il futuro e per anche mettere in evidenza quelle che sono ancora le tante criticità che purtroppo mettono in difficoltà questo importante nevralgico settore dell'economia del paese. Grazie ancora, presidente Argentieri. Grazie a voi. Ringrazio i nostri ascoltatori, appuntamento al prossimo confronto. Arrivederci a tutti.